Natale, ci devi svelare il segreto di quei panzerotti con porcini, Ricotta, ricotta, salvia salvia e manna, e la manna. manna. Il segreto è semplice, è un piatto semplicissimo. Si tira la sfoglia con farina e uova, si fa un ripieno con ricotta fresca e funghi porcini o un altro tipo di funghi in base alla stagione. Si chiude, si fa il raviolo e poi si prepara una salsetta dove mettiamo olio extravergine d'oliva, facciamo soffriggere un po' con la salvia, mettiamo a sciogliere un pezzetto di manna. Mettiamo un cucchiaio di ricotta fresca, un po' di acqua di cottura della pasta e si fa questa salsetta che poi praticamente scolando i ravioli 2 minuti perché è pasta fresca, quindi si fanno amalgamare in questa salsetta di manna ed è un piatto semplicissimo ma buonissimo perché la manna è una resina, è uno zucchero semplice, praticamente è la resina che fuoriesce dall'albero del frassino, che è un presidio slow food che abbiamo solamente noi nel territorio tra Castelbuono e Pollina. In questo periodo viene raccolta intaccando l'albero del frassino dove esce questa linfa che con l'ambiente che abbiamo qua a Castelbuono, perché questa è la particolarità, sarà la nostra padrona Sant'Anna che fa questo miracolo ogni anno perché la manna ne parlava la Bibbia, ma esce questo miracolo della natura che viene utilizzato. Noi lo utilizziamo in cucina, ma c'è chi lo utilizza in pasticceria, chi lo utilizza invece in cosmesi, chi lo utilizza È naturalmente adatto anche per i diabetici. l'industria farmaceutica lo utilizza invece per fare il mannitolo puro perché è un lassativo Insomma, naturale. bisogna assaggiare Sì, questi bisogna panzerotti assaggiare queste panzerotte capire, per capire, intanto per capire per fare e per un'esperienza. avere questo orgasmo gastronomico per il nostro palato, perché è No, ma questo che facciamo. è Quindi tu l'hai provato vero. Confermo, sì. e quindi abbiamo inventato un po' questa cosa perché dobbiamo sfruttare sempre il nostro territorio. Il nostro motto è questo: chilometro zero, sempre e comunque.